Come potete vedere, ragazzi, ora che attivo il turbo, cioè veramente è peggio dei cavalli di Skyrim, ragazzi. Ma questa cosa va contro ogni legge fisica mai esistita sulla faccia della terra. Boys, prima di iniziare vi ricordo che se andate all'interno dell'item shop, nella sezione supporta un creatore, e inserite il codice creatore Fortu, così come vedete a schermo, e poi accettate, da ora ogni acquisto che farete mi farà avere una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Ciao a tutti ragazzi, qui è Fortu The Gamer che parla e benvenuti in un nuovo video su Fortnite. L'altro giorno ero in live con i ragazzi sul sito Viola e dovevo registrare una clip per il mese in arena, però avevo visto un video iniziale di Fortnite nel quale praticamente veniva annunciato questo nuovo gadget che si poteva aggiungere alle armi e creare dei veri e propri monster truck. Era allora che cambiassero un po' i veicoli perché le auto erano diventate piuttosto inutili, e l'hanno fatto in una maniera veramente figa, ragazzi. Le ho provate, ragazzi, queste auto monster truck, e sono veramente utilissime e cambiano molto lo stile di gioco da adottare ora, specialmente per una cosa veramente importante che poi vedrete durante il video. Non voglio farvi altri spoiler, vi ricordo solo di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, e soprattutto di attivare la campanellina se volete, link in descrizione per quando andiamo in live. E niente ragazzi, vi lascio al game. GG. Ragazzi, ho scelto Lazy Lake perché le zone come queste in realtà assicurano spawn di ruote per le auto praticamente in maniera quasi certa. Anche in realtà le strutture sulle quali potete saltare qui degli pneumatici vi assicurano la possibilità di trovare qualche volta delle altre ruote da utilizzare poi sulle auto. Qui sfortunatamente non c'era la chest. Ci sono altri nemici in zona, ragazzi. Appena si libera un po' la situazione andiamo a riprendere le ruote per poi montarle sulle auto. Bella bro, bella per te. Grazie di avermi fatto entrare, anche se non era tua intenzione. Wow, io ho un senso di ragno, vagamente me l'aveva fatto sentire. Godo, godo, ti clappo, bravo. Bravo, 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 molto bravo. Tra l'altro qui, anche in questo piccolo garage, ragazzi, c'è un altro spawn fisso della ruota. Un'altra ruota qui che si può tenere, volendo anche qui. Infatti ne abbiamo tenute tre, stavolta siamo stati molto fortunati. Una cosa che volevo farvi notare, ragazzi, la ruota fondamentalmente, il pneumatico, non permette di sbloccare le auto che ci sono qui di solito bloccate. Sarebbe stato molto figo se l'avessero fatto, avrebbero reso l'oggetto molto più utile di quanto in realtà non sia già. Scialla, peccato, magari lo faranno in un prossimo aggiornamento, che dire. Le ruote le vorrei applicare su una Lambo, possibilmente perché una sicuramente delle combo più forti, oltre al furgoncino con la ruota, perché in quel caso diventa a tutti gli effetti un monster truck. Vorrei appunto trovare una Lambo. Mi faccio un altro giro in zona, perché in realtà ci sono degli spawn fissi a Lazy Lake nel caso non lo trovassimo. Poi cambieremo zona e amen. Tra l'altro vi dico, ragazzi, che le ruote funzionano anche sui camion. In questo caso infatti fanno un effetto molto figo, perché diventano letteralmente enormi, e poi forse insieme ai furgoncini creano veramente l'effetto monster truck. Vi faccio vedere un paio di funzionalità. In primis, ogni volta che andate magari su un'altura o che comunque riuscite a fare un salto, i veicoli che utilizzate, ragazzi, rimbalzano veramente tanto. Infatti non subiscono danno, però hanno questo effetto comunque un po' ballerino che potrebbe destare un po' di fastidio in alcuni casi. Ha molto drippa, ragazzi, questo camion, così tra l'altro. Ma la funzionalità più figa, ragazzi, ora ve la faccio vedere. Vediamo. Sì, ragazzi, anche il camion riesce a scalare le montagne. Questa ora non era ripidissima, ma vi assicuro che a prescindere da quanto una montagna sia ripida, le ruote permettono letteralmente di scalarle senza molti problemi. Per esempio io qui ne approfitto, faccio al... non faccio al volo benzina. Non faccio assolutamente al volo benzina, non è mia intenzione fare benzina. È un botto? È un fan? È un botto, ok, va bene, rip. Dicevo, qui dovrebbero esserci, come vi avevo fatto vedere prima, tutte le ruote. Direi di fare subito la nostra Lambo al volo. Nammo, ok, perfetto ragazzi, ce l'abbiamo. La Lambo più forte di sempre. Vedo un attimo il loot di sto tipo. Tizio, dato che sta utilizzando l'arco, io ne potrei approfittare. Ok, all'arco esplosivo. Dovrei approfittarne per pusharlo con... lo faccio, pusho con la Lambo. Ho solo paura che lui me la possa far esplodere da un momento all'altro. Dai, Lo metto sotto. Ok, a posto. Ho rischiato, ma ne è valsa la pena, è stato divertente. La safe sta correndo, però con la nostra Lambo non dovrebbe essere un problema. Vi faccio vedere come si comporta anche sull'asfalto. No.
Mi ha solo messo sotto. Cioè a caso mi ha messo sotto così per sfizio. Al volo andiamo un attimo sul, no, sul non asfaltato, ragazzi, sullo sterrato. E come potete vedere l'auto comunque si comporta molto molto bene, molto più di come faceva prima ovviamente. Le ruote da track, ragazzi, veramente creano un ottimo vantaggio. Ok, vi faccio vedere subito, ragazzi, il fatto che la Lambo molto più veloce letteralmente riesce a scalarsi le montagne come se nulla fosse. E anzi ho deciso, facciamo così, salgo proprio su una delle montagne più ripide esclusivamente con la Lambo se riesco. Probabilmente utilizzerò un po' più di benzina per fare questa cosa. Come potete vedere, ragazzi, ora che attivo il turbo, cioè veramente è peggio dei cavalli di Skyrim, ragazzi. Ma questa cosa va contro ogni legge fisica mai esistita sulla faccia della terra. Questa cosa a livello di attrito non ha letteralmente senso, veramente, ragazzi. Ma sembra di giocare a GTA con i trucchi più che altro. Fermati, 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 fermati. Grazie. Andiamo, dai, con la nostra bella Lambo, non ti schiantare. Vabbè, ci sta, ci sta. Nonostante l'abbia presa di muso, si è fatto poco danno. Palese. Continuerà a scappare. Perso di vista. Ce ne sono due uguali? Beh, grazie per la versione verde con tutta la benza. Molto gentile. No, non entrare in safe. Non è il caso ora che la safe secondo me mi magna. Più che altro, quasi qua. Non cade. Fì, questa cosa anche è contro la fisica. Ormai non c'è più una cosa in questo Fortnite che abbia senso logico. Però va bene. Devo vedere se riesco a far cadere qualcosa per curarmi. Qualche oggetto interessante. Dai, un fight. Vabbè, ok. Forse era un fight fatto inizio game. Tu sei distrutto. Sei veramente morto stavolta. Non osare, non osare. Non scherzare. Non scherzare, non scherzare, non ti permettere. Possono tranquillamente rispondere da un momento all'altro, perché comunque come loro devono andare in safe ci devo andare pure io. Ok, a poco un colpettino alla volta, questi ce li facciamo male, guys. Ok, forse ci fanno male anche loro. Lo ammetto, me lo merito. È rimasto sotto, è morto. È rimasto sotto, bravo, GG. No, è morto, raga. Bella, vinta così. Va bene, GG, dude. Vabbè, raga, comunque era una partita principalmente per farvi vedere le funzionalità della nuova Lambo. E comunque ci è servita durante tutto il game, quindi va bene così. Ok, ragazzi, quindi l'avete visto. Era un video molto chill, molto veloce, proprio per farvi vedere tutte le nuove funzionalità dell'auto. Poi ci siamo riusciti a portare una vittoria a casa e tanto meglio. La cosa principale, ragazzi, della funzionalità di questi Monster Truck è la possibilità di scalare le montagne veramente in pochissimo tempo. Nel caso, infatti, ragazzi, stiate con la safe alle spalle e non possiate girare intorno alla montagna, utilizzare i Monster Truck per scalarle è veramente molto utile e rompono totalmente gli equilibri di gioco. Così come anche la possibilità di andare sullo sterrato con una Lambo, ragazzi, non è roba da poco. Quindi niente, boys, fatemi sapere voi cosa ne pensate invece di questi Monster Truck. Vi ricordo solo di iscrivervi al canale, quasi in cui non l'abbiate ancora fatto, di attivare la campanellina. E noi, boys, ci becchiamo alla prossima.